Ciao, buonasera a tutti, ben ritrovati. Aspettiamo che vi colleghiate, vedo già qualche occhiolino. Ciao Barbara, ciao Mia. Anche quello che scrive. Ciao a tutti. Ciao. Ciao Rita. Ben trovata a te, buon pomeriggio. Ciao Mia, ciao Valeria, ciao a tutti. Allora, oggi tra l'altro è un giorno particolare. Ciao Antonietta! È un giorno particolare perché siamo nel giorno del Vesak, che oggi è il plenilunio del toro. Il Vesak è questa celebrazione, diciamo, che trae, ciao Matilde, ciao Mirella, che trae origine da tutta la storia, la vita del Buddha, che praticamente è stato il momento della sua ascensione, quando lui ha lasciato il corpo. Era proprio in corrispondenza del plenilunio del toro. E sembra che lui, prima di andarsene, abbia fatto questa invocazione, questa, tra virgolette, promessa che ogni anno, in corrispondenza del plenilunio del toro, lui si sarebbe ricollegato con la terra, insieme a tutti gli altri maestri ascesi, per portare questa energia di amore, di risveglio, di illuminazione. Quindi è un po' come oggi, come se ci fosse una sorta di portale, no? Dove arriva tutto questo supporto e questo sostegno da parte dei maestri ascesi. Il Vesak, ciao Matilde. Vesak, tra l'altro, è proprio un luogo fisico che si trova, cioè questo luogo si trova alle pendici dell'Himalaya, dove pare che proprio anche attraverso il loro corpo spirituale tutti i maestri, a partire dal Buddha, il Cristo e tutti gli altri maestri ascesi, si trovino appunto oggi per meditare, per portare questo aiuto e questo sostegno a tutto il nostro pianeta e ai suoi abitanti. Infatti ho scelto come tema della conferenza di oggi proprio parlare in questo giorno in cui praticamente arriva questa energia del maestro, anche di parlare del nostro maestro interiore, il cosiddetto sé superiore, perché molto spesso le persone mi rivolgono questa domanda legata al fatto a come possono come possono riuscire a canalizzare, a collegarci più facilmente con le guide, piuttosto che con il proprio sé superiore, con i maestri. Quindi, perché quando si parla di maestri, sempre si pensa a qualcosa che è al di fuori di noi, ma i maestri sono dei raggi, delle vibrazioni che sono presenti dentro ognuno di noi. Quindi entrare in contatto e attivare il nostro maestro interiore, ciao Tiberio, ciao Dalise, è fondamentale, nel senso che quando si parla di channeling, ciao Teresa, quando si parla di channeling in realtà cosa vuol dire? Vuol dire canalizzazione, cioè canalizzare, fare da ponte, fare da tramite. Questo gruppo, tra l'altro, bellissimo gruppo, si chiama Ponti di Luce, cioè ognuno di noi ha la possibilità di essere un ponte tra questa dimensione e quella dello spirito. Ciao Mariella, ciao Gabriella. E praticamente attingere, come avviene questo contatto? Questo contatto avviene attraverso il nostro sé superiore.
Andiamo attraverso le nostre superiori. Molto spesso vi ho fatto l'esempio vi cito questo esempio, questa figura che vedete spesso nei miei post che pubblico, dove in realtà c'è questo, diciamo, omino scuro, che sarebbe la nostra parte del nostro sé inferiore, mentre il nostro sé superiore è la parte quella che contattiamo attraverso l'apertura del chakra del cuore, con cui entriamo in contatto con il nostro maestro, con il nostro maestro interiore e con tutta la squadra di aiutanti che sono accanto a noi, che ci accompagnano nel nostro percorso terreno, la cosiddetta squadra dei nostri aiutanti spirituali. Quindi, quando a volte le persone mi chiedono come poter entrare in contatto con il proprio maestro interiore, con le proprie guide, sicuramente se siamo in questa posizione qua, nella parte, diciamo, dell'ego, nella parte di questo omino qua scuro, difficilmente riusciremo a entrare in contatto con il nostro sé superiore e con le nostre guide, i nostri aiutanti spirituali. Quindi, altrimenti tutto ciò che noi riusciremo a canalizzare è un qualcosa che arriva non dal nostro sé superiore, dalle nostre parti, diciamo, illuminate da maestri, ma sono tutte informazioni che arrivano dalla nostra mente, no? Quindi, che contengono sicuramente messaggi, ciao Daniela, di paure, messaggi di dubbi. Tenete presente che tutte quelle informazioni che arrivano dalla nostra parte egoica, dalla parte mentale, sono sempre pensieri che riguardano comunque paure, dubbi, pensieri comunque che si rivolgono al passato piuttosto che al futuro. Quindi tutto ciò che riguarda il passato piuttosto che il futuro, che contiene comunque questa energia dove ci sono dubbi, ci sono paure, sono tutte informazioni e indicazioni che arrivano dalla nostra parte, diciamo, egoica. Quando noi siamo in contatto, la maggior parte delle informazioni che noi riceviamo, ciao Alessandra, ciao Laura, ben arrivata, ben arrivati. La maggior parte delle informazioni che noi riceviamo, sono quelle che arrivano dal nostro sé superiore, quindi dalla parte più elevata, della nostra anima. Da quella che per tutta la nostra vita, la nostra incarnazione terrena, rimane a livello astrale e comunica con noi, ci dà tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno per compiere i nostri passi terreni. Quindi, considerate che circa il 70-80% di ciò che noi riceviamo come sotto forma di informazioni giunge proprio dal nostro sé superiore. Quando noi tutta la parte dell'intuizione, della chiaro percezione, della chiaro senzienza, quando noi diciamo io sento di fare questa cosa piuttosto che quest'altra, oppure cioè tutte quelle sensazioni, quel sentire, quella parte proprio che arriva proprio anche a volte di pancia, no? Rispetto a cose da fare o anche da non fare. Ciao a tutti quelli che sono giunti adesso, Caterina, Marco, Giorgia, ciao ciao. E attraverso questo contatto con il nostro sé superiore possiamo poi contattare e ricevere comunicazioni da tutta la squadra dei nostri aiutanti spirituali, piuttosto che maestri e da tutti gli esseri di luce che ci accompagnano nel nostro cammino terreno. Allora, quindi questo per dire che quando a volte alcune persone mi dicono: ho provato a fare la scrittura automatica, ho provato a fare la scrittura ispirata, oppure magari mi sono messa lì, ho fatto meditazione, ma non ho visto nulla, non ho sentito nulla. Se in quel momento siete magari arrabbiati, siete stanchi, siete molto nel mentale, in questa parte qua di questo omino scuro, è impossibile, ma questo anch'io, cioè anch'io che faccio questo ormai da anni, 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 è diventato, diciamo, qualcosa che anche molto naturale per me. Se ci sono dei momenti, anch'io
Quando sento che sono magari stanca, se sto vivendo dei momenti della mia vita in cui sono particolarmente, ci sono delle tensioni o magari ho delle problematiche in famiglia, qualsiasi cosa, cioè comunque dove l'energia in qualche maniera fa sì che io non sono in uno stato di apertura, magari che sto facendo anch'io un processo mio di guarigione, di trasformazione di alcuni nodi e tematiche profonde, no? Quindi magari sono un momento in cui non riesco ad avere questa apertura di cuore, mi prendo un tempo per me, che può essere un giorno, qualche giorno, perché se mi mettessi lì a canalizzare, a fare sotto di channeling o qualsiasi cosa che presuppone un contatto, non riuscirei ad avere quell'apertura e quella connessione tale da poter avere questa dare questa possibilità al mondo dello spirito proprio di passare attraverso me. Questo per dirvi che sicuramente il presupposto per riuscire a entrare in contatto con il nostro sé superiore piuttosto che con le nostre guide, con i nostri aiutanti, con i maestri è quello proprio di avere una situazione proprio di apertura e anche di tranquillità, di pace interiore. Quindi mantenere sempre, ve lo dico sempre, ve lo ripeto, la nostra aura, i nostri chakra completamente aperti, completamente dove l'energia in realtà circola liberamente. Quindi uno strumento bellissimo che io utilizzo nel mio lavoro è quello della lettura dell'aura, perché facendo la lettura dell'aura si vede tutta quella che è la situazione a livello energetico, no? Quindi se ci sono delle situazioni che hanno portato magari a questa chiusura del chakra del cuore e a questo essere molto in contatto invece con questa parte qui, è impensabile di riuscire a entrare in questo contatto con il nostro sé più supremo, piuttosto che con le nostre guide spirituali. Intanto, se avete delle domande, potete scrivermi, domande, dubbi o cose che non sono abbastanza chiare. Lo strumento siamo noi, cioè siamo noi, potete usare la scrittura, piuttosto che le carte, piuttosto che il pendolino, il biotenso, qualsiasi cosa, cioè tenete sempre presente che lo strumento è fatto della vostra energia, del vostro canale e della vostra aura spirituale. Quindi utilizzare uno strumento che può essere appunto il biotenso, il pendolino, ma anche la stessa scrittura, perché anche la scrittura in realtà siamo noi che scriviamo, no? Quindi anche se è una forma di scrittura automatica, ispirata, scrittura automatica, può essere sempre comunque in qualche maniera contaminata dal nostro mentale. Quindi è fondamentale sempre. Allora, io ho incontrato tanti, faccio una parentesi, ho incontrato nel mio percorso di crescita e di evoluzione, tanti medium, ho lavorato con tanti medium, sia italiani che stranieri, della scuola spiritualista, spiritista. Una cosa che vedo, cioè, ho sempre visto è che la medianità è prima di tutto un percorso costante e continuo cioè di lavoro su se stessi. È impensabile, quando a volte sento delle persone che dicono: "Ma io ormai sono arrivato", cioè si parlava prima del Buddha che ha raggiunto l'illuminazione, o magari persone che pensano di essere comunque dei maestri illuminati, di aver raggiunto la maestria. Ma vabbè, io, cioè, nel senso, sono contenta per loro. Io personalmente sono ben lontana ancora da aver completamente incarnato tutta questa parte qui, l'angelo e la maestria che è in me, di averla portata in questa dimensione qui, quello che è riuscito a fare perché si chiamano i maestri, maestri ascesi, che sono maestri che hanno portato la maestria e poi sono ascesi in cielo, e maestri anche incarnati. Così come ha fatto Gesù. Vi faccio spesso l'esempio di Gesù perché comunque nella nostra cultura, nella nostra, cioè anche dal punto di vista religioso, cristiano, c'è cioè molto più conosciuto, però ce ne sono tantissimi maestri. Però anche lui, quando ha vissuto poi la dimensione terrena di un essere spirituale incarnato,
Anche lui poi è entrato in contatto con tutta questa parte qui legata all'ego, quindi ha vissuto i sentimenti di scoraggiamento quando si trovava nel giardino dei Getsemani, che si sentiva, aveva messo in dubbio anche chi era, perché il suo padre si sente abbandonato, tradito dal padre, quando tutti praticamente lo hanno tradito e si sono messi contro di lui, anche lui stesso ha messo in dubbio e ha la propria fede, tra virgolette, no? Cioè, per dire che possiamo veramente avere tutta questa consapevolezza, ma quando siamo qua, a volte capita che entriamo proprio nel dubbio, cioè dove noi ci dimentichiamo chi siamo e noi stessi non crediamo in noi e in ciò che veramente siamo. Allora, Barbara dice, io canalizzo attraverso la scrittura. Ci sono momenti che ho sensazioni corporee che ormai riconosco, che mi richiamano alla scrittura. Diventa qualcosa di impellente. Sì, Barbara, ti capisco perché anch'io quando ho iniziato a fare un po' di tempo fa la scrittura automatica, la scrittura ispirata, sentivo proprio una sensazione come un qualcosa che veramente era come una chiamata, no? Che mi dovevo mettere lì e scrivere. E quindi comprendo ciò che mi dici, che è un qualcosa che ho sperimentato anch'io su me stessa. Gabriella, ci sei troppo modesta, non ti ringrazio, Gabriella, ma no, cioè, penso che l'umiltà e la modestia, come dici te, credo che sia uno dei requisiti fondamentali per procedere nel nostro. O soprattutto non dare mai, c'è una frase di un vecchio, insomma, di un saggio, di un filosofo, non mi ricordo come si chiama, che dice so di non sapere, no? Perché quando uno pensa in realtà invece di saper tutto, di aver imparato tutto e di avere in qualche maniera la verità tra le mani, è lì che il nostro ego ci frega. Diciamo che diventa il nostro cosiddetto poi orgoglio spirituale, no? Cioè quando ci si sente in qualche modo prescelti o far parte di una classe di eletti, ci si mette in qualche maniera un gradino superiore rispetto agli altri, no? Vedi, noi, io che sono una persona spirituale, mentre invece voi in realtà vi garantisco che nel mio percorso ho riscontrato e ho trovato molta più spiritualità nelle persone semplici che incontrate magari andando a comprare il pesce o comunque piuttosto che la frutta, ecco, quindi queste persone veramente che vivono questo senso di gratitudine, di amore per il prossimo, quindi bello il quadro, sì, Dalise, allora, questo quadro sì, è molto bello, soprattutto perché rende bene l'idea di quello che vi volevo dire, tra l'altro l'ho utilizzata proprio come immagine per questa accademia, che è questo percorso dove insegno, che si chiama Contatto Celeste, perché ci aiuta veramente a entrare in contatto con la nostra parte. Allora, un'altra cosa che volevo dirvi, vediamo se ci sono delle domande. I grandi sono le persone più umili che ci siano. È vero, Barbara, è un'altra cosa, un'altra frase che spesso mi è stata detta dai miei aiutanti spirituali, dalle guide, dalla squadra, diciamo, dal mio team di aiutanti spirituali, è che i medium conosciuti, nel senso i medium che hanno fame, riconoscimento e successo in questa dimensione, sono sconosciuti nel mondo spirituale. No, nel senso, questo per dire che non è detto che tutti quelli magari che appaiono in televisione piuttosto che hanno tutto questo successo, non necessariamente veramente hanno tutti questi potenziali a livello medianico, come dicono, no? Come sostengono. Ok, vediamo. Allora, ciao Graziella, ciao Monica. Allora, una cosa importante è che allora, intanto comprendere che il contatto con il mondo spirituale, con le guide, con gli aiutanti, con i maestri, no, noi possiamo anche, facciamo degli esempi, no? Qualcuno si vuole offrire,
offrire, diciamo, per fare questo esperimento con me, o anche più mi servono tre persone, tre di voi che si offrono volontari e gentilmente mi scrivono la loro data di nascita. Quindi se mi scrivete la vostra data di nascita, chi vuole, proverò a farvi vedere la differenza tra fare una lettura dell'aura, quindi un contatto più psichico, piuttosto che un contatto con una delle vostre guide spirituali, piuttosto che un contatto con un trapassato, ad esempio, no? Che sono due energie completamente diverse. Allora, è utile portare i simboli dei chakra e le pietre con i colori dei punti? Non ho capito la domanda, Gabriella, però diciamo sì. Allora, questi sono i colori dei chakra e sicuramente lavorando con i cristalli, cioè con la cristalloterapia, utilizzando determinati cristalli per equilibrare i vari chakra. Sicuramente aiuta, aiuta tanto. I cristalli sono un ottimo strumento veramente anche per andare ad ampliare. Ok, quindi allora Roberta, nata 1 settembre del 1969. Poi abbiamo Daniela. 13 giugno del 70. Qui siamo in abbondanza, però intanto vabbè, vediamo. Mettiamo i primi tre che mi hanno scritto, poi dopo correrò con gli altri. Quindi allora Roberta, Daniela e Rita. Allora, Roberta, nata il 1 9 del 1969. Allora, guardando la tua aura, Roberta, prima di tutto quando si fa la lettura dell'aura, è come se io il contatto avviene in maniera, diciamo, parallela o comunque orizzontale, dove io, utilizzando la mia aura spirituale, i miei sensi psichici, quindi la mia chiaroveggenza, la mia chiarudienza, cioè la mia chiara percezione e tutti i miei... come se io veramente stabilisco questo contatto tra la mia aura spirituale e la tua aura spirituale, Roberta, e ti descrivo tutto quello che vedo, che sento, che percepisco nel tuo campo aurico. Quindi, per quanto riguarda Roberta, il colore, appena sono entrata in contatto con te, Roberta, con la tua aura, mi è arrivato tantissimo verde, tantissimo magenta. I colori che prevalgono nella tua aura spirituale sono il verde e il magenta, quindi c'è questo grandissimo potenziale legato alla guarigione e anche alla comunicazione con il mondo spirituale, che il magenta è l'ottavo chakra. Quindi questo contatto con lo spirito, questo essere un canale, un tramite, un messaggero del mondo spirituale, sia per quanto riguarda la comunicazione, sia per quanto riguarda la parte della guarigione spirituale. È un qualcosa che hai già fatto in altre vite, è un qualcosa che appartiene anche alle tue antenate, quindi ti arriva anche come memoria, come qualcosa che hai ricevuto come bagaglio dalle donne della tua famiglia, soprattutto dal lato femminile, forse un po' più là come generazioni, a partire dalle tue forse trisavole, quindi è un qualcosa che va un po' indietro nel tempo. Quindi però nel fare questo c'è anche tutto questo sostegno che arriva dalle tue antenate. Il consiglio a livello aurico è quello di lavorare sui primi tre chakra, perché il primo, il secondo e il terzo chakra, rispetto all'espansione e all'apertura del chakra del cuore fino ad arrivare all'ottavo chakra, sono molto più l'energia è molto meno potente. Quindi guardando la tua aura è come se ci fosse l'immagine di un imbuto, di un cono rovesciato. Quindi lavora magari attraverso la meditazione, collegandoti con le vibrazioni dei colori, soprattutto con i primi tre chakra, quindi il rosso, l'arancio e il giallo. Aiuta a supportarti anche con i cristalli. Corrispondenza poi tra il primo e il secondo chakra c'è anche un nodo karmico, un qualcosa che ti arriva da una memoria, un irrisolto di una tua vita precedente. Quindi su questo ti consiglio anche quando, se sentirai,
anche di farci anche un lavoro, una regressione su questo. Ecco, questo è un esempio, di cosa vuol dire la lettura dove io leggo, faccio una lettura a livello psichico, attraverso la mia chiaroveggenza, la mia chiaroscienza, e mi collego, con questo caso, con l'aura di Roberta, andando a descriverle i suoi chakra, com'è la sua aura, i colori, i suoi doni, i suoi potenziali, quelli che sono i nodi, quello che c'è da riequilibrare, quello che gli arriva dalla sua squadra, dalle sue antenate, dalle sue vite passate. Ecco, tutte queste informazioni sono informazioni che arrivano facendo una lettura soul to soul, cioè quindi anima con anima, spirito con spirito. Quindi passiamo adesso invece ad un altro tipo di contatto. E abbiamo Daniela, che è nata il 13/6 del 1970. Quando invece io, in questo momento, anziché fare una lettura a livello aurico, chiedo di ricevere un messaggio da portare a Daniela, alla sua squadra di aiutanti, quindi alle sue guide spirituali. Quindi entro in contatto con uno dei suoi spiriti guida, di coloro che l'accompagnano in questo cammino terreno. Quindi anziché, sì, mi collego sempre con lei, quindi faccio questo contatto spirito con spirito, e poi parto da questo contatto a livello, diciamo, orizzontale, e mi sposto verso l'alto, cioè mi sposto verso l'alto, andando a chiedere al suo team di aiutanti spirituali di poter ricevere un messaggio da portare a Daniela. E mi arriva, si è avvicinato a me uno spirito guida con un'energia molto amorevole, un'energia femminile, un'energia molto sciamanica, che nelle sue precedenti incarnazioni è stata una curandera, una guaritrice, quindi ha avuto un'incarnazione appartenente al popolo degli indiani d'America, quindi c'è un collegamento fortissimo con tutto ciò che è il mondo, proprio la madre terra, le conoscenze legate all'entrare in contatto con gli elementi, con gli animali totem, gli animali di potere. C'ha questa energia. Sì, con una grande amorevolezza, ma anche molto con questo radicamento, questa forza tipica proprio di colui che porta questa guarigione sciamanica. Il messaggio che ti dà, Daniela, è quello di come se in questo momento la tua guida, il tuo spirito guida ti sta aiutando nel portare un radicale e totale cambiamento nella tua vita. È come se tu dovessi ora rivedere tutto ciò che fino ad ora è stato, tutto ciò che fino ad ora hai creduto, un po' come se è un momento veramente di grande trasmutazione, anche di andare a tagliare i rami secchi, imparare a dire no, imparare ad amare te stessa e imparare a fare le scelte giuste per te, perché finora la tua vita è stata molto dedicata agli altri, è stata molto in qualche maniera anche guidata e condizionata da persone e da situazioni esterne. Quindi in questo momento il consiglio della tua guida è proprio quello di mettere te stessa al primo posto e di fare i passi giusti che ti porteranno alla realizzazione, a portare in terra, a manifestare ciò che la tua anima è venuta a compiere. Quindi affidati a questa guida. Prima di andare a dormire, entra in contatto con lei, chiedi aiuto a lei, vedrai che durante la notte riceverai tanti segni, tanti messaggi. Da questa guida mi dice anche che ti dà dei segni, mi fa vedere delle piume. Fai attenzione alle piume che trovi, perché sono dei segni che lascia la tua guida sul tuo cammino. Ok, Daniela? Quindi questo era un contatto con uno spirito guida. Quindi vedete, cioè, sentite anche com'è diversa. È anche diverso il tipo di energia che arriva, cioè quando si fa una lettura dell'aura, il contatto è tra spirito e spirito, la frequenza è diversa, perché si rimane, sì, ci spostiamo, utilizziamo il nostro corpo spirituale, però rimaniamo sempre, diciamo, in questa dimensione. Quando invece portiamo un messaggio di uno spirito guida, è veramente come se io mi dovessi spostare verso l'alto, cambiare anche, andare su un livello, su una frequenza diversa, e quindi anche è molto veloce, tant'è che quando parlano di spiriti guida faccio anche fatica, a volte dico piano, perché loro comunque hanno questa velocità anche nel comunicare con noi. Poi abbiamo Rita, 23
maggio del 1969, tra l'altro tra poco è anche insomma, il tuo compleanno, oggi è il 7 maggio, si avvicina al tuo compleanno Rita. Come vi dicevo, un altro tipo di contatto che è ancora diverso è quello che avviene con quello che sono i nostri antenati, coloro che sono magari i nostri genitori, i nonni, comunque coloro che hanno fatto parte della nostra famiglia terrena e adesso si trovano nel mondo spirituale. Quindi per quanto riguarda Rita, c'è questa donna che fa parte della sua famiglia. Della tua famiglia, nel senso che appartiene alla tua famiglia terrena e adesso spirituale, credo che sia non una mamma, ma una nonna comunque con un'energia molto amorevole. Quindi, se non è una mamma, mi dà più l'energia di una nonna, anche se comunque è stata molto, molto presente per te, quindi credo che sia stata una nonna che ha trascorso tanto tempo con te quando eri piccola, quindi che ha avuto anche un ruolo abbastanza importante nella tua educazione. C'è un collegamento con il mare, perché mi sta facendo vedere adesso questo paesaggio bellissimo con il mare, quindi o era un luogo dove lei viveva o comunque qualcosa che amava particolarmente, può darci anche un ricordo legato alla tua infanzia, dove ti portava al mare, perché sento tutta questa emozione che mi fa sentire legato a questo collegarsi con il mare, ma anche a te, quindi un qualcosa di condiviso, quindi può darsi che sia un ricordo legato al mare, una vacanza, un qualcosa con la tua nonna. Mi parla di un cambiamento legato al lavoro che stai vivendo, quindi o che tu stai pensando di cambiare lavoro, comunque un cambiamento proprio legato al lavoro e il consiglio che ti dà tua nonna Rita è quello di non temere, perché questo cambiamento porterà finalmente quella realizzazione a cui tu aspiri, quindi di cercare di affidarti, che apparentemente ti sembra di fare un salto nel vuoto, però è un po' come se, cioè, mi fa vedere questa immagine di qualcuno che salta giù da un aereo con questo paracadute, no? Cioè, lasciati andare nella consapevolezza, cioè il paracadute è un po' come se fosse il sostegno che arriva proprio dal mondo spirituale, quindi dove sei sostenuta dai tuoi cari. Ok? Allora, quindi vi ho fatto questo esempio per farvi vedere anche la differenza, qui avete scritto un sacco di date di nascite, non è che non mi leggi, sì, ero sopra Daniele. In realtà, allora, ho preso i primi tre, ok. Primi tre a caso, Roberta, Daniela, Rita. In realtà li ho presi in sequenza perché ho scelto Roberta, Daniela e Rita. Poi dopo c'è, quindi i primi tre che hanno scritto per farvi questo esempio. Quindi questa puntata non è che la dedicherò tutta a fare contatti, ma era più un modo per spiegarvi. Poi ci saranno altre dirette che dedicherò a fare questo. Ok. Grazie, effettivamente Roberta, ci sto lavorando in questi giorni, mi è arrivato da lavorare con la boccetta 84, immagino con del Laurosomo, quindi un ottimo strumento. Ciao Sabri! Allora Barbara, cos'è la chiaroscienza? Allora, la chiaroscienza è il sentire attraverso il corpo, no? Scusate un attimo che devo. Quindi la chiaroscienza è il sentire attraverso il corpo, quindi attraverso i nostri sensi. Quindi i sensi vuol dire che i cosiddetti brividi, oppure piuttosto anche il sentire un gusto, attraverso proprio il gusto, il sentire un profumo, quindi utilizzare i nostri sensi fisici per ricevere messaggi dal mondo spirituale. Quindi
quindi che può essere appunto sentire anche una sensazione di amore, quindi sentire amore, oppure sentire il dolore, a volte si capita, soprattutto quando si fa i contatti con i trapassati, magari che si percepisce anche dei dolori a livello fisico, perché loro ci fanno sentire magari quelle che sono state le circostanze della loro morte, no? Quindi si potrà sentire magari un dolore, una compressione a livello del petto se il trapasso è avvenuto per un infarto, piuttosto che un soffocamento, ci si sente proprio questo senso di soffocamento e così via. Quindi tutte le sensazioni che arrivano, per quello vi dico che in realtà sì, il contatto avviene attraverso l'apertura del cuore, però utilizzando il canale alla fine siamo noi, cioè attraverso tutti i nostri sensi, anche fisici. Sì, Roberta, l'84 è rosa sul rosso. Sì, conosco bene, quindi sicuramente ti aiuterà molto in quello che ti dicevo, perché comunque il rosa è una bottiglia che porta questa guarigione, questo risveglio tantrico, perché qui tutto il lavoro sul rosso, il primo chakra, ma anche il rosa è un rosso illuminato, no? Quindi è una guarigione, un'illuminazione, nel senso portare che contiene in sé sia il rosa, che è legato tanto alla cioè, bottiglia degli Essene, che è chiaro sul rosa e il rosso. Quindi diciamo che, come sempre, le scelte rosa sono perfette per noi. Ok, sono una forte energia, sento una guida vicino a me. Prova a mettere, tanto visto che anche Sandra stai facendo il percorso con me, visto che senti questa forte energia, prova tu stessa ad ascoltare, ad accogliere questa energia e a sentire quello che ti trasmette, se riesci comunque, se ti arrivano dei messaggi attraverso l'orecchio fisico. Iniziate anche un po' a sperimentare, a fare pratica, no? Il fatto di, perché comunque alla fine nella medianità è importante tanto la pratica, l'allenamento, l'esercizio, no? È quello che è fondamentale. Eliana, che meraviglia quello che fai, come mi piacerebbe crescere in questa direzione, ma il fatto di non avere possibilità economiche forse è un segno che non sono pronta. Allora, Eliana, non necessariamente. Stasera, tra l'altro, vabbè, alle 21 farò questa diretta sulla mia pagina Facebook personale, dove parlerò di come riuscire ad attrarre la vera abbondanza nelle nostre vite. Allora, purtroppo legata al denaro è un'energia, e come tutto nell'universo ci vuole un equilibrio. Cioè, un equilibrio inteso nel fatto che spesso noi non abbiamo un giusto equilibrio tra ciò che noi diamo, anche l'amore, cioè la vibrazione energia del denaro, mi sembrerà assurdo perché io dice, no, figurati, il denaro è strettamente collegato all'amore, cioè quando c'è una tematica, una difficoltà legata all'amare, a dare amore, a ricevere amore, no? C'è anche questa difficoltà nel ricevere denaro, cioè quindi lo scambio, come se questo scambio, tutto deve fluire, ci cioè deve essere uno scambio che è costante tra tutto ciò che noi diamo all'esterno e che riceviamo. Quindi se c'è questa tematica dove magari diamo troppo agli altri e diamo poco a noi stessi, comunque quando questo scambio non è equo, questo blocca anche quello che può essere il flusso del denaro. Prova ad affidarti, Eliana, alle tue guide, chiedendo veramente con il cuore. Facendo questa diciamo richiesta, diciamo, così sia, se è cosa giusta per me. Cioè, ci sono tanti bellissimi percorsi che faccio io come altri insegnanti qui sul gruppo, come vabbè, hai tantissime opportunità e naturalmente vabbè, come dice l'aspetto economico, però ti garantisco che anch'io personalmente quando ho avuto dei momenti in cui non avevo soldi per pagare l'affitto e magari c'era quel corso con quel medium, con quell'insegnante con cui avrei voluto tanto lavorare per poter apprendere nuovi strumenti, e ti garantisco che veramente è arrivato l'aiuto, cioè al punto tale che ho incontrato persone che conoscevo appena, che mi hanno detto guarda, ti pago io il corso, poi mi ridarai quando vorrai, oppure addirittura mi hanno veramente non mettiamo limiti, cioè nel senso, l'importante è chiedere con il cuore. Quindi fai questa richiesta alle tue guide, all'universo, cioè mandando questa invocazione, dicendo proprio così sia, se è cosa giusta per me, e chiedendo proprio l'aiuto e il supporto affinché tu possa ricevere
il sostentamento economico per poter crescere in questo, no? Ok? Adriana, no, ti ho spiegato prima che ho fatto, diciamo, per fare degli esempi, però più che altro questa diretta la volevo dedicare a spiegare delle cose, le vostre domande, poi ne farò altre prossimamente dove faremo solo contatti, anche perché ci sono tante persone che prima di te che avevo già chiesto, però ho chiesto appunto ad alcuni di voi darmi la data di nascita perché volevo proprio farvi l'esempio di come avviare una lettera del laurea piuttosto che un channeling, piuttosto che un contatto con il nostro trapassato. Ok, Daniela, grazie mille Emanuele, ho sentito le nuove energie, seguirò sicuramente il consiglio dei miei maestri, ho bisogno di un loro messaggio. Ok. Quindi anche il fatto che magari tutti quando facciamo questi diretti giustamente chiedete messaggi, non è detto il fatto che non vi arrivi un messaggio qui, magari vi arriva in un'altra forma, perché l'importante è anche rimanere aperti e ricettivi, perché no, lavoriamo con il mondo spirituale, lavoriamo con l'intelligenza. L'intelligenza nel senso che loro riescono veramente a far sì che ciò che è importante, ciò che per la nostra evoluzione possa arrivare fino a noi attraverso tanti canali. Può essere anche che vi arrivi, fate prima di andare a dormire, provate a fare la vostra richiesta e vedrete che magari durante il sogno vi arriverà la risposta, la mattina vi sveglierete con la risposta chiara dentro di voi. Oppure a volte i messaggi, le risposte arrivano attraverso persone che incontrate nella vostra vita quotidiana, che magari vi dicono, vi fanno quel discorso, vi dicono quella frase dove magari utilizzano anche quel canale lì, sono tanti canali che utilizzano il mondo spirituale. Rita, grazie Emanuele, ho tutti i miei cani dell'oltre, nonna materna, da piccola ho vissuto le mie estati con lei, ecco, perché sentivo praticamente questa nonna, sì, con un'energia molto materna, con una mamma che mi parlava proprio di questi ricordi legati alle vacanze estive. Ok, Barbara, quello che mi capita quando canalizzo, ma non sapevo che si chiamasse così. Ok, quindi ecco, importante anche portare questa conoscenza, no? Perché tra l'altro c'è questo bellissimo corso che farò a giugno, che si chiama Sollevare il velo, dove verrà proprio spiegato come avviene il channeling, le varie forme di channeling, che è importante perché molte persone voi mi chiedono, guarda, io naturalmente canalizzo, scrivo, però magari uno non avere anche un minimo di strumenti per poter lavorare su di sé, per poter contattare il mondo spirituale, cosa che a volte avviene naturalmente. Vedo spesso il numero 1111. Graziella, l'1111 è un portale nel senso è come se le tue guide, i tuoi maestri ti stessero dando una rassicurazione, una conferma che stai sul cammino giusto, che è quello che stai facendo. Quando vedi l'1111 è un po' come dire vai avanti così, prosegui. Poi se vuoi, se mi mandi una mail, ti scrivo qui questo ce l'avete già, però ve lo scrivo. Ti invio le sequenze numeriche con spiegazione dei numeri degli angeli, e così almeno, anzi, chi di voi desidera, mi mandi pure una mail al mio indirizzo di posta elettronica, contattoceleste@hotmail.com, e vi invio tutta questa spiegazione con tutte le varie sequenze, perché un altro canale che utilizzano spesso gli angeli, i nostri guide maestri, è quello delle sequenze numeriche. Quindi, magari se ci appare una determinata sequenza, magari più volte, se la vediamo ripetuta, lì c'è un messaggio che ci stanno cercando di inviare, no? Quindi, magari anche lì ricevere queste dispense vi può aiutare ad andare a comprendere quel numero lì, piuttosto che quella sequenza, che cosa vuol dire. Ma può essere che tutte queste. Può essere che tutte queste sensazioni durante, no, un periodo e poi basta? No, Maria, non ho capito la domanda, se la puoi ripetere perché non ho capito cosa vuoi dire. Eliana, grazie, sto facendo, oggi mi è arrivato. Ecco, bravo, ottimo, vedi che già, quindi continua proprio ad attrarre questa abbondanza e questo aiuto io sto aspettando un rimborso da tempo, ma non arriva mai. Gabriella, non smettere di confidare.
di avere fiducia. Sembra di avere sempre vicino i miei parenti defunti e altri. Considerate che allora, i nostri parenti, parenti inteso come i nostri, vabbè, genitori, per chi ha già i genitori in mondo spirituale, nonni e così via, fanno parte della schiera dei nostri aiutanti spirituali, comunque ci sostengono, ci supportano, quindi sicuramente sì, decisamente sì, ci sono accanto. E anzi, il consiglio che sempre do. Sì, ma no, i messaggi sono così da conseguenze numeriche, cuori e segni. Ottimo, Rita. E il consiglio che do è quello anche di imparare a chiedere. Una delle leggi universali è proprio quella del chiedi e ti sarà dato, nel senso che il mondo spirituale, quindi tutta la nostra squadra di aiutanti, a partire appunto dai nostri cari trapassati, le nostre guide, possono intervenire nella nostra vita solo se c'è un, cioè allora loro ci aiutano, ci supportano, ci guidano, ci sostengono, ma diciamo per intervenire in maniera più mirata, più specifica, più anche con degli strumenti un pochino più lo possono fare solo se c'è un'esplicita richiesta da parte nostra. In questo senso qui chiede e ti sarà dato, altrimenti è un po' come se loro, altrimenti, se non c'è questa richiesta esplicita da parte nostra, il rischio è quello di andare contro il treno. Quindi il fatto che tante persone dicono: ma io non riesco a chiedere, invece no, ho sbagliato, cioè imparate a chiedere aiuto, a chiedere, che può essere magari una nonna materna a cui eravate più legate, piuttosto se non avete consapevolezza di chi sono le vostre guide, oppure un maestro che sentite vicino, no? Cioè chiedere proprio aiuto. Per una determinata circostanza, per una decisione, ma anche per delle cose banali, cioè, ad esempio, io ho iniziato ad avere questo rapporto con i miei aiutanti spirituali anche nelle cose semplici, che può essere quando vado questo periodo, soprattutto del coronavirus, dove c'erano comunque queste file interminabili al supermercato. Ti prego, cioè, fate sì che quando arrivo al supermercato non devo fare troppa attesa, troppa fila. E immancabilmente, quelle volte in cui sono andato al supermercato non c'era nessuno, cioè, oppure magari aiutatemi a trovare parcheggio. Non è che nessuna richiesta è troppo banale, troppo inutile, cioè, loro vogliono che noi viviamo al meglio la nostra vita terrena, quindi imparate a non abbiate paura di chiedere. L'importante naturalmente è chiedere con il cuore senza pretendere, senza essere anche lì, cioè come si dice, un po' di umiltà e anche imparare a ringraziare, anche ad avere gratitudine e riconoscimento per l'aiuto che ci offrono le nostre guide spirituali. Ciao Annalisa, ben arrivata. Stasera alle 21 sul mio profilo, sì, stasera alle 21, sì Gabriella, stasera alle 21 sul mio profilo c'è questa conferenza dove parlerò dell'abbondanza, poi faremo anche una piccola meditazione per celebrare tutti insieme il Vesak. Chi desidera partecipare può preparare dei fiori, se avete anche una bottiglietta d'acqua tipo questa qua, va benissimo. Ah, scusami, la connessione con il mondo spirituale, sensazione, visione, entità, è possibile? Duri solo un periodo e poi basta? Allora, a volte succede comunque che cioè, ci sono, può essere dei momenti dove c'è un grande risveglio, una grande attivazione, diciamo, di questi doni a livello medianico. Però se praticamente si è in qualche maniera aperto questa possibilità, questo portale, è comunque un potenziale che c'è e a cui possiamo accedere in qualsiasi momento. Quindi se si è chiuso, c'è sempre un motivo, quindi sicuramente anche lì basta dare l'intenzione e ci sarà. Allora, mio padre è tornato a casa da pochi giorni, la C, e ogni giorno vedo cuori dappertutto. Questi segnali sono i suoi? Sì, decisamente sì, per quello che sento e per quello che comunque è uno dei segni che usa tanto, soprattutto. Quelli che i nostri cari, le persone che abbiamo amato e che ci hanno anticipato nel mondo spirituale, sono quelli proprio sono i cuori, perché comunque stanno a rappresentare questo amore, questo legame di amore
che loro hanno, e questo amore che continua al di là della morte fisica, no? Quindi che va veramente oltre anche l'apparente separazione che può essere legata alla morte. Antonietta, testimonianza non richiesta. Se potete venire questa sera, salutiamo la Giorgia, l'arrivo di coronavirus mi sta aiutando a cambiare. Grazie Antonietta, grazie. Sì, Antonietta sta facendo un bellissimo percorso. Diciamo che questo coronavirus ha portato tanti doni, tanto per me è stata una grande opportunità e credo per tanti di voi. Quindi, come sempre, tutto sta a vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, no? Se ci focalizziamo su tutto ciò che manca, non riusciremo mai ad attrarre l'abbondanza delle nostre vite, perché se i nostri pensieri, la nostra attenzione è focalizzata sulla mancanza, nella nostra verità attrarremo sempre la mancanza. Impariamo un modo per attrarre l'abbondanza nelle nostre vite, è quello di imparare a ringraziare, a portare gratitudine proprio con il cuore, per tutto quello che sentiamo di ringraziare, ma soprattutto per tutte quelle cose che apparentemente possono sembrarci scontate, come può essere avere una casa, avere un corpo sano, avere la possibilità di vedere, avere la possibilità di parlare, avere la possibilità di avere comunque una famiglia che ci vuole bene. Anche la mattina appena ci svegliamo, no? Grazie Signore, grazie Dio, grazie Universo, cioè a chi sente voi di rivolgersi un ringraziamento, perché comunque anche stamani ho aperto gli occhi e ho la possibilità di camminare su questa terra e di vivere questa giornata, indipendentemente da queste sono le cose che noi diamo per scontate. Non a caso, quando siamo in un processo, in un percorso di risveglio, tante persone vivono situazioni magari di lutto, tanti mi raccontano che attraverso il lutto, quindi la perdita di una persona cara, piuttosto che una malattia invalidante, importante, si sono risvegliate, no? Hanno comunque, sono entrati in contatto con la loro parte, la loro essenza, la parte animica, hanno avuto questa apertura e questo risveglio del cuore, no? Perché quando in qualche maniera ci viene tolto quello che noi diamo sempre per scontato, lì diamo veramente il valore, ci rendiamo conto di quanto la vita veramente a volte ci dona tanto senza che noi lo riconosciamo. Eliana, ascolto tutte le vostre dirette e sto mettendo in pratica i vostri consigli, sono grata. Farò il verso con un altro gruppo, ma poi seguirò in differita. Grazie a te, certo, figurati. Anzi, cioè, anzi, con qualsiasi gruppo, se ci sono tante opportunità, ma più tardi, buon pomeriggio, ciao Manuela. Lella, come dicevo prima, ho fatto dei messaggi, ma erano giusto per spiegare, per fare degli esempi. Poi cercherò di dedicare una delle prossime dirette qui sul gruppo a fare i contatti. Allora, qualche diretta fa, ci hai chiesto di prefissarci una data legata a un obiettivo. Hai preso in considerazione il trasferimento della mia casa di infanzia sperando per fine settembre. Oggi ho ricevuto una bellissima notizia e molto probabilmente a breve dovrò rientrarci. Sono immensamente grata. Ottimo mia, che bello quando ricevo questi riscontri, queste bellissime notizie. Sì, è vero, qualche diretta fa vi avevo parlato del fatto di imparare anche a chiedere anche facendo una richiesta specifica e mettendo anche una scadenza, cioè in modo tale da focalizzare la vostra energia per attrarre e quindi quello che viene definito il potere di manifestazione. Quindi sono molto felice di questa notizia e grazie per la tua condivisione, insomma, per aver ascoltato e messo in pratica quello che vi ho trasmesso. Visto che mancano 5 minuti, io direi di chiudere. Volevo farvi scegliere una carta, vediamo che carte. Prendiamo le carte dello scopo di vita, no? Perché abbiamo parlato un po', sì, che viene quelle. Queste sono, si chiamano le carte dello scopo di vita di Doreen Virtù. E adesso vi chiedo di scegliere una carta. Adesso sceglierò 5 carte per voi e ognuno di voi si ascolta e sceglie una carta da 1 a 5. Scegliete un numero.
che va da 1 a 5. Okay. Ok, fate la vostra scelta, scegliete proprio una carta, un numero da 1 a 5. Allora, per chi ha scelto la carta numero 1, allora c'è questo messaggio, questa carta che riesco a tenerla, che dice, parla dei desideri del cuore, c'è questa immagine di questa donna, quest'angelo, questa figura femminile di schiena che cammina proprio sulla spiaggia, proprio sul battito dove c'è il bagnasciuga, dove l'onda arriva, quell'acqua del mare, tiene questa veste e dice, il messaggio dice che gli angeli ti sostengono, ti guidano e ti proteggono, mentre i tuoi sogni diventano realtà. Bella, cioè questa, con questo messaggio proprio di sostegno, di protezione, di guida da parte dei nostri angeli, affinché noi possiamo portare nella realtà i nostri desideri del cuore. Cioè che alla fine, come dico io, i sogni, tutti i sogni si possono realizzare. Cioè tutto ciò che noi desideriamo con il cuore, possiamo portarlo, realizzarlo e vederlo manifesto. Poi la carta numero 2 è la carta dello studio. C'è quest'uomo che sta, c'è tra l'altro questa, c'è un gufo, una scimmietta, un gufo che sta accanto a lui, lo che sta studiando, e dice la lettura, la ricerca e la formazione ti aiutano a essere più sicuro nel tuo lavoro. Allora, per quanto riguarda lettura, ricerca e formazione, io qui sento tanto che riguarda sicuramente un lavoro che ha a che fare con la spiritualità, perché comunque il gufo, come la civetta, come spiegavo l'altro giorno nella diretta che ho fatto sugli animali di potere, porta comunque questa connessione con il mondo dello spirito, tutto ciò che sta al di sopra, al di là di ciò che è visibile, no? Quindi sicuramente sono studi cioè legati proprio alla spiritualità. La carta numero 3, la carta di luce e amore, e c'è questo bellissimo angelo con questa luce sul chakra del cuore, questa è la numero 3, che dice il tuo scopo consiste nel portare luce di guarigione divina e amore nel mondo. Vabbè, questa diciamo che è più chiara di così, bella anche questa. Poi la carta numero 4 è la carta della sensibilità, dove c'è questa donna che ha in mano questa sorta di bastone, questo scettro, dove ci sono dei cristalli. E dice, stai diventando più sensibile e di conseguenza hai bisogno di realizzare alcuni cambiamenti. Qui arriva forte questa sensibilità a livello psichico, cioè quindi questa capacità di sentire, di percepire l'energia. La numero 5, che è l'ultima carta, ti dice di lasciare andare. E c'è questa donna con questo unicorno che tiene in mano un cagnolino, un bellissimo cagnolino. E il messaggio è staccati da questa situazione per poterla risolvere. È un po' comunque, questa carta porta tanto un messaggio legato a lasciare andare. Poi il fatto che ha in braccio un cagnolino, il cane è molto legato alla fiducia, no? L'affidarsi, lasciare andare, più mi viene lasciare andare il mentale, entrare in un senso di proprio di fiducia e anche di connessione, perché l'unicorno è un po' come se ci fosse questo unicorno che è lì in questa posizione, come si aspetta che noi saliamo sopra per andare a cavalcare con lui, farci guidare, no? Perché l'unicorno è questo animale che ha la capacità di stare sulla terra ma anche di volare, no? Quindi da elevarci dalla dimensione terrena, dalla parte più mentale egoica, e poter fare questo volo e questo collegarci con la nostra parte spirituale. Quindi molto bella anche questa carta. Bene,
Abbiamo concluso la nostra diretta e vi auguro una buona celebrazione del Vesak. Come vi dicevo, per chi vuole, io lo celebrerò alle 21 stasera sulla mia pagina personale. E niente, noi ci rivediamo qui sul gruppo la prossima settimana, sempre martedì e giovedì alle 18. E grazie per avermi ascoltato e cercate di mettere in pratica, come diceva Mia, che ha avuto riscontro. Quindi, oltre a quello che ricevete attraverso questo gruppo come insegnamenti, come messaggi, cercate anche di praticare, prova, come dico sempre io, provare per credere che poi ci porta a credere ed ad avere anche le prove. Invece noi al contrario, noi chiediamo prove, chiediamo sempre prove, chiediamo messaggi, chiediamo conferme, però non mettiamo mai in pratica. Quindi imparate a provare, cioè voi nella vostra vita, a portarla, a radicare, a portarla nell'azione e vedrete che poi riceverete più provate e più veramente riceverete prova. Quindi entrerete in questa energia di fiducia e di abbondanza, quindi con gratitudine sempre. Bene, buona serata a tutti e grazie, grazie, grazie. Grazie ancora, è stato un piacere essere in vostra compagnia. Ciao, ciao, ciao.